Oggi tratteremo di un argomento molto vicino a noi, il turismo sostenibile. Detto in breve, esso è la presenza di strutture e servizi turistici, realizzati in modo tale da non distruggere o penalizzare il panorama, il mare e l'ambiente, lasciando intatta la costa allo stato naturale. Ma siamo sicuri che tutti sono a conoscenza del vero valore e significato di tutto ciò? Vediamo le nostre inviate che cosa ci propongono. Secondo me il turismo sostenibile è quel tipo di turismo che non va ad intralciare sia la bellezza panoramica che ambientale. Beh, sappiamo che l'Italia è il paese con le più grandi ricchezze naturalistiche, culturali, no? E artistiche del mondo, oltre il 60%. Voi dovete innamorarvi del vostro lavoro, innamorarvi del territorio e così comunicherete una grande passione, veramente anima a chi ci viene e potrete far assaporare il territorio, che vuol dire il trekking, scoprire le piante, la natura, i percorsi alternativi, non solo il turismo del mare, no? I sapori, la tavola, che la tavola è la cosa più bella in tutte le culture, tutte le religioni rappresentano il paradiso attraverso una tavola. Allora voi veramente, se metabolizzerete, se digerirete questo territorio, potrete servire e imbandire la mensa del buon cibo della vostra ospitalità a tutti quelli che verranno. Grazie mille. Grazie alla collaborazione. Che cos'è per voi il turismo sostenibile? Secondo il mio punto di vista è utilizzare per esempio il chilometro zero, prodotti a chilometro zero, utilizzare, far funzionare le strutture utilizzando i prodotti del quello che offre il territorio e evitare gli sprechi naturalmente. Via. Tutte le produzioni alimentari di cui Slow Food diciamo è espressione, come i presidi oppure i prodotti terramati, hanno alla base l'ecosostenibilità alimentare. Significa che tutti i prodotti devono essere coltivati avendo rispetto di quello che sono gli ecosistemi del territorio. Quindi inoltre non vengono utilizzati quindi prodotti chimici, quindi come disturbanti o altri prodotti. Quindi si tratta di una produzione naturale. E questo significa quindi una produzione di qualità, di un prodotto che sia espressione della biodiversità alimentare, quindi un prodotto di eccellenza, può essere un valido attrattore turistico. Si parla per esempio in questi termini, si parla di turismo esperienziale, quindi una partecipazione diretta del turista alla produzione, quindi al raccolto del prodotto agricolo, nonché alla sua trasformazione e poi alla degustazione. Quindi c'è una partecipazione diretta del turista rispetto alla produzione agricola, che consente insomma di acquisire un'esperienza importante insomma dal punto di vista quindi turistico. Ancora per quanto riguarda la sostenibilità, c'è un esempio molto interessante che esprime questo concetto di ecosostenibilità alimentare, che è quello per esempio delle alici di Menaica, dove lo strumento di pesca, quindi questa rete che viene calata più o meno al tramonto nei periodi che vanno da maggio a luglio, ha una, diciamo, la rete ha degli spazi più larghi in modo da bloccare gli esemplari più grandi, invece lasciando passare quelli più piccoli. Quindi questa è un'antichissima tecnica di pesca che vive solo in alcune parti del Mediterraneo, tra cui appunto a Pisciotta e a Polvica, che consente appunto di salvaguardare quindi la specie ittica, in questo caso gli alici, catturando solo gli esemplari più grandi, lasciando invece sopravvivere quelli più piccoli. Il dottor Iannuzzi ci ha parlato delle alici di Menaica e noi ci siamo arrivati a Pisciotta per capire di cosa si tratta. La rete della pesca è proprio la Menaica, una rete dalle maglie grandi che consente di pescare solo le alici adulte, che rimangono impigliate nelle maglie e nel tentativo di liberarsi perdono molto sangue, per cui la carne assume un colore rosaceo e il prodotto conserva le sue proprietà organolettiche. E adesso venite con noi a conoscere Sapri in compagnia delle nostre inviate.
Capri è l'ultimo paese a sud della provincia di Salerno. Il suo territorio confina con il perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Palo di Diano. Riconosciuto dall'UNESCO, sito patrimonio dell'umanità e riserva della biosfera, Capri regala ai suoi visitatori un panorama mozzafiato. Diversi gli scorci paesaggistici degni di nota. Tra tutti ci piace segnalare lo storico sentiero a Prezzavilasino, dove è possibile passeggiare affacciati sul mare. Luigi Marcantini, il quale narra che la donna seguì 300 fino alla certosa di Padura, dal quale il capitano non fece più ritorno. Oggi la spigolatrice è situata sullo scoglio dello Scialandro, con lo sguardo rivolto verso la baia in segno di protezione. La storia di Sapri ha origini molto antiche, ad essa è legata anche la spedizione dei 300 dell'eroe risorgimentale Carlo Pisacane, che il 28 giugno 1857 sbarcò sulle spiagge sapresi insieme a 300 coraggiosi per dare il via ad una valorosa rivoluzione che negli intenti doveva dare inizio all'instaurazione di un regno murattiano nell'Italia meridionale. L'operazione fallì tragicamente, ma spianò la strada alla spedizione dei 1000 di Giuseppe Garibaldi. Data di Immacolata Concezione, edificata nel 1730, si apre su quella che ancora oggi è la piazza principale e più suggestiva del paese Piazza del Plebiscito. Marinella è il cuore antico di Sapri. Questo quartiere, piccolo ma non privo di fascino, si presta ancora oggi a fare da sfondo al ripetersi di antiche tradizioni, come quelle legate al culto del patrono San Vito e della Madonna Immacolata. Rientra nell'area di produzione di tre prodotti tipici a denominazione di origine protetta: l'olio extravergine di oliva Cilento, il caciocavallo Silano DOP, il fico bianco del Cilento DOP. Sapri inoltre inserita nella zona di produzione del vino Cilento DOC. Alla base della cucina tipica locale c'è il mare. Ai sapresi piace ricordare le alici cosiddette imbottunate, cioè ripiene con un impasto di uovo, formaggio grattugiato e prezzemolo.